14 di Augusta siamo nell'area che indica attraverso questo segnale, e qui c'è una toilette, cioè un gabinetto pubblico, un Vespasiano, che funzionava fino a diversi anni fa, perché c'era una persona che aveva un rapporto con il comune che lo teneva in funzione e pulito. Come esiste un Vespasiano in altri posti, non voglio parlare di Roma, dico un po' più a sud di Augusta, a Marina di Ragusa, dove c'è una spiaggia con un Vespasiano pubblico, basta dare 50 centesimi alla persona che cura, ma non è neanche obbligatorio, e tiene in funzione per bene quel Vespasiano. Guardate, questa è la situazione attuale. Siamo venuti perché la gente ce l'ha chiesto di documentare questa situazione. Qui vengono soprattutto le persone anziane che gravitano in quest'area perché stanno qui a passare il tempo, non possono utilizzarlo, pensate alle persone che hanno problemi di prostata. Guardate, vediamo se riusciamo a inquadrare, io adesso non riesco quasi nemmeno a parlare perché la puzza è terribile. Guardate, mi metto questa maschera, vediamo se riusciamo in qualche modo a poter respirare dentro, per mostrarvi proprio attraverso una documentazione. Guardate, io adesso utilizzo anche questo, vediamo un po', guardate, questa è la situazione, e la situazione è terribile, uno schifo incredibile. Questo forse dovremmo farlo vedere alle Iene, dovremmo, non si può nemmeno passare, addirittura ecco, possiamo spingere, guardate, ma questo è un problema di igiene pubblica. Io sono venuto altre volte qui, ma questa situazione non l'avevo ancora potuta constatare. Ho timore a entrare qui dentro, perché qui, guardate, la situazione è veramente grave. Io mi domando se non si può respirare, non posso. Mi domando se qualcuno dell'amministrazione comunale ha visto questa situazione. Dovremmo. Vediamo un po' ancora, perché l'operatore ha il coraggio di andare a vedere qui. Guardate, è terribile, terribile, terribile. Mi domando se conviene ancora avere l'aperto, non si sa perché. Vanno qui, potrebbero veramente, le persone potrebbero anche prendere qualche mano. Non posso respirare più. Basta, basta. Mi domando, adesso giriamo. Questo dovrebbe essere l'area per le persone qui, c'è addirittura il cancello, è stato chiuso perché evidentemente l'accesso è chiuso il cancello, quindi questa è la soluzione. Mi domando se a questo punto, io mi levo anche la maschera, mi domando se è possibile continuare, se sarebbe meglio buttarlo a terra, buttarlo completamente a terra e rifarlo. Io non penso che i soldi non ci siano per rifare bene un Vespasiano del genere, soprattutto grazie anche alla moderna tecnologia, magari realizzare gabinetti pubblici, quelli chimici, cioè come si fanno in tanti altri posti. Non parliamo poi della sporcizia che c'è qui, ma quello che avete visto documentato attraverso quelle riprese terribili, credo che siano oggetto, dovrebbero essere oggetto di indagine da parte dell'ufficio igiene dell'ASP di Siracusa. È una cosa gravissima, secondo me. Non soltanto è una vergogna, come ci diceva qualcuno prima che noi facessimo una ripresa, una vergogna immane, forse la cosa più vergognosa di Augusta. Ovviamente i turisti non ci entrano, proprio quando ci sono questi turisti, è una cosa che dovrebbe essere proprio veramente urgentemente presa in considerazione dall'ufficio igiene pubblica dell'ASP. Questa è la denuncia che noi stiamo facendo. Dobbiamo arrivare a denunce ancora più gravi? Io penso di no, ma comunque certamente l'amministrazione comunale dovrebbe rendersene conto.